disabilità e metamorfosi del corpo, questo è il titolo del convegno che si tiene in Urbania, un'Urbania che si è aperta a quelle che sono le tematiche molto attinenti, che in una o due giorni vedrà tanti protagonisti. Qui siamo con Vito Minoia, che è il coordinatore, oltre ad essere il direttore generale, di tutta questa iniziativa, che ci anticipa, ci fa vivere, diciamo, queste emozioni, perché così possiamo chiamarle, quelle teatrali, che disabilità e metamorfosi del corpo, questo è il titolo del convegno che si tiene in Urbania, un'Urbania che si è aperta a quelle che sono le tematiche molto attinenti, che in una o due giorni vedrà tanti protagonisti. Qui siamo con Vito Minoia, che è il coordinatore, oltre ad essere il direttore generale, di tutta questa iniziativa, che ci anticipa, ci fa vivere, diciamo, queste emozioni, perché così possiamo chiamarle, quelle teatrali che scaturiscono proprio in questi momenti. Ecco. Sì, grazie tanto per questa bella introduzione. Sì, è il 24esimo convegno della nostra rivista teatrale europea Catarsi Teatri delle Diversità, che è diventato un punto di riferimento nazionale e internazionale sul teatro di interazione sociale, lo definiamo, che è quel teatro che si rivolge a territori come la disabilità, il carcere, il disagio psichico. All'interno di questo convegno, domani nella seconda giornata, anche si apre una riflessione sul teatro nelle zone di conflitto, quindi avremo anche testimonianze da un coreografo israeliano, una regista olandese che lavora in Palestina, avremo un intervento anche da Fra Stefano Luca, che è un frate francescano che ha lavorato molto in Africa, in particolare in territori di conflitto, addirittura con i soldati bambino, che poi attraverso anche particolari anche lavori di carattere formativo teatrale riescono a recuperare anche un po' proprio essere persona e tornare quindi ad una vita di cui ci si riappropria, diciamo, no? Il tema quest'anno del nostro convegno, come bene hai detto all'inizio, è disabilità e metamorfosi del corpo, quindi però parliamo di un teatro che torna alle radici, torna alla comunità, torna all'educazione, no? Infatti, ecco, abbiamo voluto accogliere anche i nostri ospiti con uno spettacolo del teatro universitario, no? E la dimensione universitaria è proprio quella, diciamo, universalistica, diciamo, no? Importante anche da un punto di vista dell'andare oltre le barriere ideologiche che a volte anche contraddistinguono degli steccati, dei conflitti, che sono facilmente anche superabili se si ritorna a queste radici. Ecco, oggi siamo qui ad Urbania, all'Università di Urbino, che guarda con occhio attento al territorio, un cercare di portare, ecco, certe tematiche forti che possono avere una risonanza grande, ma anche nel piccolo, quindi meditare, far meditare. Sì. E Urbania ci accoglie ormai da 14 anni. I primi 10 convegni li avevamo organizzati a Cartoceto, un altro piccolo centro, diciamo, della nostra provincia. Questo anche isolarsi per due giorni soltanto, no? In contesti così piccoli, è davvero un valore aggiunto, ce lo dicono tutti, anche i nostri ospiti che arrivano da nazioni differenti, da tutta Italia, e apprezzano anche, diciamo, no, i contesti sociali anche, no, dei nostri borghi marchigiani, che riavvicinano di più alla vita anche loro. Ecco, qui ad Urbania si respira ancora molto questa intimità, no? Qui viene presentato un libro dal titolo Punto di vista, lo ha scritto Danilo Ferrari,
con lui qui accanto abbiamo anche Maria Stella Colla, che servirà da traduttrice, sì, perché Danilo parla solo con gli occhi. A lui chiedo, come nasce l'idea di questo libro, Danilo? Questo libro nasce da una serie di articoli che io scrivo ogni mese sulla rivista pubblicata dai frati minori del convento di Assisi ormai dal 2004. Ogni mese pubblico un articolo sulla rivista e questi articoli sistemati secondo un ordine particolare diventa libro. Il primo libro già si intitolava Il coraggio è una cosa, questo invece è Punto di vista. E allora Danilo, potremmo chiederti quale sarà il prossimo lavoro al quale ti dedicherai? In realtà io non ho mai fatto previsioni. Mi piace vivere le emozioni del momento e da quello che nasce dopo mi renderò conto di aver fatto un lavoro.